800 tamponi al giorno, prenotazioni evase in 24-48 ore e risultati al massimo nell'arco di un paio di giorni su piattaforma web attraverso la carta della salute. Ecco l'iter per il tampone molecolare o per quello antigenico, cosiddetto tampone rapido, per i bambini da 0 a 6 anni presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, completamente gratuiti. La dottoressa Marta Cioffi degli Atti è responsabile di percorsi clinici e epidemiologia del Bambino Gesù. Ci spiega il percorso. Il genitore che ha una ricetta effettuata dal suo pediatra di libera scelta o medico di medicina generale per l'effettuazione del test per l'identificazione del virus SARS-CoV-2 attraverso il tampone può chiamare il CUP dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il numero è 06 68 181, e avrà un appuntamento per accedere all'ambulatorio dedicato ai tamponi che si ha sia a Roma sulla sede di San Paolo dal lunedì al venerdì nei pomeriggi dalle 14 alle 18, sia sulla sede di Palidoro tutti i giorni della settimana, quindi anche il sabato e la domenica, sempre in orario pomeridiano. La prescrizione è obbligatoria, il medico deve indicare se richiede il tampone antigenico o molecolare. Il pediatra o il medico che prescrivono il test utilizzano dei criteri, diciamo, per la scelta dell'uno o dell'altro, naturalmente, che sono legati anche alla presenza di eventuali di sintomi o, diciamo, un contatto stretto con una persona che ha un'infezione confermata da SARS-CoV-2. L'esecuzione del tampone è, diciamo, fatta esattamente nello stesso modo, sia che il test sia antigenico, sia che si tratti del test molecolare, quindi è lo stesso tipo di prelievo. E il test di prima scelta, in prima istanza, viene solitamente effettuato un test antigenico, e se questo è positivo viene effettuato un test molecolare di conferma. Il servizio al Bambino Gesù è attivo dai primi di ottobre e la macchina gira a pieno ritmo. L'ospedale in media effettua 800 tamponi al giorno, quindi processa 800 tamponi al giorno, di questi circa 300 sono per questi ambulatori dedicati all'esecuzione dei tamponi. E in questi ambulatori la proporzione di positivi al momento è dell'1,8%. Chiaramente sono dati che sono in evoluzione, potranno cambiare nei giorni e nelle settimane successive. Che differenza c'è tra il tampone molecolare e quello antigenico? Ricordiamo che il tampone è lo stesso, quindi diciamo il tipo di manovra che viene effettuata è la stessa. È comunque una procedura molto rapida e che viene eseguita senza grandi disagi. Il test antigenico va a ricercare una proteina della superficie virale, mentre il test molecolare cerca l'RNA, quindi il materiale genetico del virus. E, come diciamo indicazione, il test molecolare appunto è un test che viene svolto nelle persone che hanno sintomi, quindi nei bambini che hanno sintomi, e bambini che devono essere ricoverati, quindi con testi diciamo ad alto rischio. Il test antigenico è un test di prima scelta come test di screening, ha il vantaggio di essere veloce e diciamo più facilmente eseguibile anche in contesti diversi.